Buonasera a tutti, bentornati a Edora Basket, un'altra domenica di grande basket in Lega 2, non sempre emozioni positive per le nostre squadre, sconfitte entrambe, Brindisi a Forlì, Ostuni in casa contro Verona, ma è stata anche domenica di grandi polemiche per l'arbitraggio della partita tra Ostuni e Verona. Intanto saluto il mio compagno di viaggio, buonasera a Danilo Santoro, bentornato, ciao Danilo. Grazie. Dobbiamo parlare di una giornata, abbiamo detto, molto interessante, tra l'altro una giornata che non lascia neanche troppo tempo per discutere, perché già dopodomani, giovedì sera, si torna in campo, tra l'altro con un anticipo mercoledì, quindi domani sera, si torna in campo per l'ultima giornata dell'anno. Parleremo un po' di tutto ciò, intanto andiamo a vedere che cosa è accaduto 48 ore fa, quindi domenica sera, sui campi della Lega 2, Barcellona Sant'Antimo 76-50, Veroli Pistoia 82-90, Jesi Reggio Emilia 85-78, Imola Brescia 75-64, Forlì Brindisi 93-92 dopo un tempo supplementare, Bologna Piacenza 70-76, Ostuni Verona 72-79. Ha riposato Scafati in questa giornata, vediamo la nuova classifica. Si sono fermate le battistrada Reggio Emilia e Brescia, che sono raggiunte quindi da Pistoia con 16 punti, però Pistoia, se non vado errato, deve recuperare ancora, deve riposare ancora in questo finale di girone di andata. Quindi Reggio Emilia, Pistoia e Brescia 16 punti, poi Scafati e Brindisi 14, Barcellona e Piacenza 12, Imola, Verona, Forlì e Jesi 10 punti, Ostuni e Bologna 8, Veroli 6, Sant'Antimo chiude con 4 punti. Ricordiamo che Barcellona e Piacenza devono recuperare una partita che sarà giocata il 18 gennaio a Barcellona. Allora, una giornata interessante abbiamo detto, come al solito noi ci andiamo ad ascoltare il resoconto della giornata firmato da Danilo Santoro. È una vetta stregata. Il campionato di Lega 2 continua a regalare risultati inaspettati ed a farne le spese in questo turno sono nuovamente le squadre al vertice della classifica. Un campionato dove l'equilibrio continua ad essere l'elemento caratterizzante. E così anche il Barcellona, tanto criticato le scorse settimane, senza strafare si trova a 4 punti dal primo posto, con ancora una gara da recuperare. Nonostante le sconfitte, Brescia e Reggio Emilia mantengono il primato, ma vengono raggiunte dal Pistoia. La seconda trasferta consecutiva penalizza il quintetto emiliano di Massimiliano Menetti, che cade a Jesi nell'anticipo del venerdì. Serata sfortunata soprattutto per Capitan Valenti, rottura del tendine d'Achille e stagione praticamente conclusa. Non va meglio al Brescia, ritorno sul parquet di Garsetti ed Imola, non basta ai Lombardi per conquistare la vetta solitaria. Veroli in caduta libera, ad approfittarne è Pistoia, che trionfa in ciaceria infliggendo al quintetto di Nando Gentile l'ottava sconfitta stagionale. Chi chiude male il 2011 è il Brindisi di Piero Bucchi. Dopo Verona, Hunter e compagni perdono ancora al supplementare, questa volta a Forlì. La sosta forzata sancisce la chiusura definitiva dell'anno solare del sodalizio del presidente Corleanò. Segnali di ripresa confermati da Barcellona, che dopo il blitz di Pistoia si ripete davanti alla sua gente contro Sant'Antimo, in una partita con poca storia ed un monologo messinese. Verona e Piacenza in trasferta ottengono due vittorie dal valore doppio. I veneti trovano il primo successo esterno della stagione al Pala Pentassuglia di Brindisi contro il giovane Ostuni. Il quintetto della Città Bianca paga la serata negativa dei suoi uomini migliori e qualche decisione arbitrale discutibile. Il derby emiliano invece al Paladozzi di Bologna vede trionfare il Piacenza di coach Gorbani. Il solito Vosquil trascina i suoi in una partita che forse sancisce la crisi definitiva della Conad Bologna. Ed intanto, tra 48 ore, si ritorna sul parquet per l'ultimo impegno del 2011. La vetta si confermerà stregata? E dice bene Danilo quando parla appunto di vetta stregata, perché chi è in vetta di solito non riesce a fare quell'allungo decisivo. È accaduto a Reggio Emilia ed è accaduto anche a Brescia, tra l'altro sconfitte su campi di squadre che lottano sicuramente non per la vittoria
del campionato. E una di queste squadre che è inciampata domenica sera è proprio l'Enel Brindisi, sconfitta di un solo punto a Forlì dopo un tempo supplementare. Grande spettacolo per quanto riguarda questa partita, ma obiettivamente poca concretezza per la formazione di Piero Bucchi. E ascoltiamo il racconto di questa gara di Lilli Mazzone. L'Enel Brindisi getta le ortiche, la ghiotta occasione di tornare alla vittoria e di riagganciare la vetta della classifica, consegnando a Forlì dopo un overtime una partita già vinta e confezionata con tanto di fiocco rosso sotto l'albero di Natale. Un Natale tutt'altro che dolce per la formazione di Bucchi e per i tifosi biancazzurri, alla terza sconfitta consecutiva che accenderà inevitabilmente qualche spia di allarme nella sala dei bottoni di Contrada Masseriola. La posta in palio al Palafiera era importantissima per entrambe le formazioni, per motivazioni differenti, ma a spuntarla alla fine sono stati padroni di casa. Non sono bastati neanche i 40 punti di uno stratosferico Hunter in odore di taglio a salvare la causa brindisina e dire che l'Enel ha sempre avuto dalla sua il pallino della gara. Eccezione fatta per il primo quarto giocato sul filo dell'equilibrio. Nel secondo Brindisi sfodera il suo marchio di fabbrica, vale a dire la difesa, creando il primo importante vantaggio sui biancorossi di Vucinic, che porta anche la firma di Callan, padrone dell'area colorata. Alla ripresa Bucchi, nonostante il vantaggio in doppia cifra, chiede ai suoi di aggredire la gara senza perdere di vista la difesa. Brindisi è una macchina da guerra perfetta, guidata dal bombardiere Hunter che allarga lo strappo sino al più 17. Sembra fatta per i biancazzurri alla fine del terzo quarto, al cospetto di un Forlì incapace di trovare le giuste contromisure per entrare in gara. È in quell'esatto momento che l'Enel perde per strada le sue certezze e il suo vantaggio, punto dopo punto, a causa di episodi che permettono alla Fulgor di pareggiare i conti e rimandare tutto all'overtime. Come accaduto a Verona, nel supplementare, Brindisi pecca in troppe situazioni di ingenuità che la porteranno dritta alla resa finale. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca a tutti i tifosi di Fede Biancazzurra, per quello che sarebbe potuto essere non è stato. Di poche parole a fine gara coach Bucchi, che dichiara: dovremo diventare più cinici per portare a casa la vittoria. Brindisi tornerà a lavorare in palestra il 26 dicembre, in campo il 5 gennaio a Bologna e non è escluso che in questi giorni Babbo Natale porti in dono all'Enel qualche regalo importante. Questo è il racconto di una partita sicuramente che alla fine è deludente per l'Enel, anche se la formazione brindisina aveva avuto per lunghi tratti la partita in pugno. Non so se abbiamo in diretta al telefono con noi il vicepresidente dell'Enel Brindisi, Nando Marino, che saluto. Buonasera Nando. Pronto? Sì, qualche istante soltanto per il vicepresidente del Brindisi, se la regia mi può dire non appena la telefonata è pronta. Dicevamo di questa sconfitta, Danilo, terza sconfitta consecutiva, seconda a supplementare consecutiva per l'Enel. Sì, ancora un KO esterno per la formazione di Piero Bucchi. Come dicevamo giustamente nel servizio la collega Lilli Mazzoni, nonostante una prestazione di Hunter davvero mostruosa, 40 punti, 7 su 10 dai 6,75, il Brindisi che ritrova anche una buona percentuale nel tiro dall'arco, chiude quasi con il 40%, per lunghi tratti del match è stato in vantaggio, alla fine però non è riuscito a tornare alla vittoria. Buonasera vicepresidente del Brindisi, Nando Marino, che è in diretta al telefono con noi. Buonasera a tutti. Buonasera, allora Nando, abbiamo parlato di questa partita che l'Enel poteva vincere. Non è riuscito a chiuderla nel momento giusto, si è fatta recuperare, siamo andati nuovamente a supplementare, poi la sconfitta di un punto. Questi 40 punti di Hunter che diciamo fanno togliere per il momento lo sguardo su questo giocatore, su cui era caduta qualche critica di troppo, insomma, com'è la situazione in casa Enel? Beh, di certo, basket a parte, non è un bel Natale, insomma. Abbiamo perso due partite ai supplementari che potevano essere 4 punti e ora staremmo guardando la classifica in un altro modo. Però il campionato è lungo, la cosa che più ci fa piacere è la cosa che abbiamo detto per 2 settimane di seguito, che a noi interessava recuperare l'uomo Hunter, perché eravamo certi che nel momento in cui andavamo a recuperare l'uomo e la testa e le energie psicofisiche del giocatore, la tecnica e la classe di Jimmy Lee Hunter sarebbe venuta fuori. E devo dire che è la nota positiva di domenica che abbiamo avuto un grande Jimmy Lee. Ecco, io ti riporto una battuta che mi fece l'amico Renzo Vecchiato, che questo campionato lo conosce come le sue tasche, un bel po' di settimane fa, quando disse che
Hunter è un giocatore decisivo per questa categoria, per cui Brindisi è un giocatore importantissimo e la società bene ha fatto a tenerlo a bada, a tenerlo comunque blindato, soprattutto in questa settimana, quindi avete fatto bene a tenerlo da parte rispetto alle polemiche. Beh, fa piacere ogni tanto sentirsi fare qualche elogio, soprattutto da gente come Vecchiato che ha fatto la storia di questo sport, quindi è solo, lo accogliamo con grande piacere. Certo, questo non ci basta a far passare il dispiacere, la rabbia per una sconfitta che non doveva assolutamente verificarsi, soprattutto per le condizioni nelle quali ci siamo andati a trovare, perché analizzando la partita con l'allenatore abbiamo detto: va bene che la squadra che gioca in casa possa recuperare ad un'altra squadra 17 punti durante tra il terzo e il quarto quarto, ci sta perché fa parte del gioco, ma non va bene perdere un supplementare con 5 punti di vantaggio a 1 minuto e 10 dalla fine. Lì doveva venire fuori la nostra forza e i nostri attributi, che in questa circostanza purtroppo ci sono mancati. Vicepresidente, buonasera, sono Danilo Santoro. Guardando un attimo le statistiche, decisivo forse anche in questa sconfitta l'apporto praticamente nullo della panchina, tolti i 3 punti di Matteo Maestrello, i 4 di Giuri, su 92 punti realizzati solo 7 dalla panchina. Sì, il dato è giustissimo e non fa una piega e lo accettiamo e sappiamo che dobbiamo lavorare, però consentitemi di dire che a noi in questo momento manca, e non perché lo dica il vicepresidente della squadra, ma perché lo dicono le statistiche, il miglior sesto uomo del campionato, che è Matteo Formenti. Sì. Matteo probabilmente ci è costato 6 punti. Noi ci auguriamo che Matteo possa guarire al più presto, lo stiamo seguendo, lo stiamo monitorando continuamente. Il problema è che con i muscoli dei giocatori non si può scherzare e noi dobbiamo salvaguardare anche il proseguo della sua carriera, quindi non possiamo rischiarlo. E non è deontologico parlare di un recupero affrettato per un giocatore che ha un problema muscolare. Quindi noi aspettiamo di recuperare Matteo Formenti e siamo certi che a Bologna ci ripresenteremo, se mi consentite il termine, tra virgolette, ancora più arrabbiati di quello che siamo, per cercare di portare, di rimuovere la classifica. Diciamo che ci viene incontro il fatto che ci sono molti scontri fra le prime in classifica in questa domenica e nella prossima, quindi il campionato è tutto ancora da giocare, è tutto ancora da vedere, e così come credo che verremo fuori noi da questa situazione, mi auguro tanto, essendo un brindisino ma anche un grande tifoso dello Stuni, che anche lo Stuni possa venire fuori da questo momento, diciamo così, di debacle. Ecco, un'ultima battuta, le grandi comunque vanno a steccare sui campi delle pericolanti, lo stesso Reggio Emilia Iesi e Brescia sul campo dell'Imola, quindi tutto sommato siete in buona compagnia. Sì, diciamo che fa più rabbia non saper approfittare dei problemi degli altri, però questo dimostra, ed è quanto andiamo dicendo tutti dall'inizio del campionato, che in questo campionato si può perdere contro chiunque, si può vincere contro chiunque. Provate a vedere Sant'Antimo, che ha 4 punti, dopo la sconfitta contro di noi ne ha vinte 2 in casa, ha perso di poco credo a Brescia 2 settimane fa, a Reggio Emilia, sì. E invece poi ha perso da Barcellona domenica, ma io l'ho detto in estate, lo continuo a ridire, purtroppo Barcellona verrà fuori e Barcellona è la squadra sicuramente per organico maggiormente attrezzata per andare avanti. Noi siamo lì, noi avevamo fatto una squadra con delle regole che sono cambiate, perché le regole del campionato sono cambiate 10 giorni prima dell'inizio di questo campionato. Noi abbiamo puntato sui giovani, abbiamo puntato su un uomo di esperienza che è Hunter, e abbiamo puntato su un grande allenatore che sta facendo un eccellente lavoro, e tutta la società è dalla parte dell'allenatore. Noi abbiamo una squadra, abbiamo un'identità di squadra, un'identità di gioco, abbiamo la miglior difesa del campionato, purtroppo siamo incappati in 3 sconfitte sulle quali in ogni sconfitta c'è un però. Dobbiamo fare in modo ora di riprendere la nostra marcia e di riportare a casa punti importanti per aspettare la primavera, quando poi si decidono i campionati. Grazie al vicepresidente dell'Enel Brindisi, Nando Marino. Buon Natale ovviamente, è un 2012 che riservi le meritate soddisfazioni a questa società così ben organizzata. Grazie. Grazie a tutti, buon basket e buon Natale a tutti quanti.
Bene, quindi questa è la situazione in casa Enel che giovedì riposa, quindi sì. il suo campionato, il suo anno solare è finito. Intanto se riusciamo a contattare Di Carlo del Sant'Antimo di Ostuni parleremo tra un po'. Noi andiamo a scalare un po' tutto quello che è accaduto in questo campionato. Sant'Antimo che ha perso nettamente sul campo del Barcellona. Troppo forte Barcellona, ma Sant'Antimo che ha fatto solo 50 punti, quindi questa era una partita che aveva un po' il risultato scontato. Sì, una partita che ha visto il Barcellona allungare sin dalle prime fasi, lo notavo appunto, lo parlavamo appunto prima, Barcellona senza strafare si ritrova a 4 punti dal primo posto, deve sì riposare ancora, ma ha anche una partita da recuperare con Piacenza, davvero l'equilibrio in questo campionato continua ad essere predominante. Per quanto riguarda Sant'Antimo c'è anche una novità di mercato che è stata comunicata proprio nelle ultime ore. Sì, per sopperire la partenza di Nick George, la società campana ha tesserato Miloš Bozović, un montenegrino con passaporto serbo, classe 1985. È un'ala grande, può rivestire sia il ruolo di 4 che di numero 5, non però sarà... Ecco, questa è la cosa importante. Sì, che... non sarà a disposizione appunto di coach Di Carlo nella partita con l'Ostuni, sarà appunto il suo restauramento perfezionato alla ripresa dopo la partita con l'Ostuni. E a proposito di coach Di Carlo, lo saluto perché è al telefono con noi, buonasera coach. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora coach, leggevamo il comunicato ufficiale che riguarda il vostro neoacquisto che però non sarà in campo giovedì, questo un po' le dispiace, giusto? Ma diciamo che sicuramente mi dispiace, ma diciamo che chiaramente era una notizia che sapevo già da prima. Abbiamo perso l'occasione di riuscire a fare tutto nei termini la settimana scorsa, ma sono cose che possono capitare quando appunto bisogna tesserare dei giocatori in corsa, insomma. Quindi certo. Lo sapevo già dalla scorsa settimana, pazienza, contiamo di averlo chiaramente per la ripresa del campionato dopo le feste, dopo la sospensione del campionato per Natale, e niente, va bene così, ecco. Allora coach, dal suo arrivo Sant'Antimo ha un po' cambiato volto, se la sta giocando un po' con tutti, ecco, tranne la partita di domenica a Barcellona in cui il risultato dice che praticamente non siete mai stati in partita. A parte quella partita di domenica, il resto ve la siete giocata con tutti, di un punto a Reggio Emilia, avete conquistato 2 vittorie consecutive in casa, insomma Sant'Antimo è un'altra squadra adesso. Ma diciamo che chiaramente Sant'Antimo secondo me aveva anche bisogno di prendere un po' le misure con quello che era chiaramente un campionato professionistico, e chiaramente qui era un per l'ambiente era tutto nuovo, era nuovo per tutti, era nuovo per la dirigenza, era nuovo per l'allenatore, era nuovo per tutto. E adesso credo che invece la squadra e chiaramente anche l'ambiente tutto ha preso un po' la confidenza con il campionato professionistico, e chiaramente qualche risultato comincia ad arrivare. Ovviamente sappiamo che siamo solamente all'inizio, siamo partiti ovviamente in ritardo su tante cose, e insomma niente, crediamo di avere buone chance per conseguire la salvezza, ecco, in un campionato molto equilibrato. Coach, una battuta, Ostuni e Sant'Antimo si giocheranno per la salvezza, quindi giocheranno per evitare l'ultimo posto, o ci saranno altre squadre coinvolte secondo lei? Ma secondo me la lotta per la salvezza alla fine toccherà anche altre squadre. Io ritengo che entrambe le formazioni, Ostuni e anche Sant'Antimo, hanno roster competitivi per arrivare fino in fondo e giocarsela fino alla fine. Il campionato di Lega 2 è da sempre stato un campionato molto equilibrato, lo ritengo, conoscendolo abbastanza, ancora più equilibrato per esempio di quello dell'anno scorso, dove, se vi ricordate bene, le retrocessioni e gli ultimi e i posti nella griglia playoff si sono giocati tutti all'ultima giornata, e ritengo che quest'anno sarà ancora più serrata la lotta, e quindi arriveremo fino alla fine con squadre in lotta, almeno 4-5 si giocheranno la retrocessione o la permanenza, ecco, così come la vogliamo vedere. Allora si gioca a Pozzuoli, questo è confermato, alle 20:30, non c'è più diretta TV su Rai Sport, ma voi giocate praticamente l'ultima partita lì a Pozzuoli, questo è certo. Sì, questo qui è certo. Alla ripresa saremo di nuovo a casa nostra, laddove poi chiaramente ci siamo allenati per gran parte della stagione fino ad ora, e insomma da questo punto di vista chiaramente non vediamo l'ora di ritornare a casa, ma anche solo per un fatto
voglio dire, squisitamente logistiche. Insomma, noi per 90 giorni abbiamo fatto un po' i nomadi nel nostro territorio, tra Caserta, Sant'Antimo, Scafati, Monte Ruscello, insomma, quindi niente, adesso vorremmo avere il nostro campo e avere la comodità che più o meno tutte le squadre hanno, ecco, giocare le partite in casa laddove si allenano e vivono la loro quotidianità, ecco. Va bene, coach, allora in bocca al lupo per questa partita prenatalizia. Ovviamente sarà uno scontro salvezza, sarà una partita molto sentita da entrambe le squadre, entrambe neopromosse, entrambe che cercano di evitare quell'ultimo posto da matricole. Quindi in bocca al lupo anche a Sant'Antimo e comunque auguri di buon Natale anche a lei. In bocca al lupo di cuore a tutti voi, a tutti i telespettatori, auguri di buone feste e mi auguro soprattutto che domenica sia una festa di sport e soprattutto che chi viene a vedere la partita potrà vedere innanzitutto una bella partita di pallacanestro e ritengo che per la qualità dei due roster ci possono essere ottime possibilità di vedere un bel basket in mezzo al campo. Grazie e complimenti a coach Di Carlo, allenatore del Sant'Antimo. Noi facciamo un altro salto in avanti, andiamo nel Paladozza di Bologna, quindi appena possibile contattiamo coach Corbani, Bologna che perde ancora una volta in casa. Questa volta vince Piacenza, che continua ad essere la matricola rivelazione insieme a Brescia, ma forse da Brescia ci si aspettava questo exploit, un po' meno da Piacenza, che sta facendo davvero molto bene. Sì, essendo una matricola, davvero la formazione di coach Corbani sta ottenendo risultati importanti, è riuscito a vincere un impianto storico come quello del Paladozza, così come era successo all'altra matricola del campionato Ostuni. Piacenza che continua a diciamo, sfruttare la vena realizzativa di Boscuil, anche a Bologna 20 punti per lui, davvero un giocatore che presto potremmo vedere in un'altra categoria. Sicuramente, grande polemica anche a Veroli, dove la squadra sembra da un momento all'altro possa essere smantellata completamente, ma tra un po' ascolteremo anche le dichiarazioni. Se non abbiamo pronta la telefonata, andiamo su Veroli, andiamo a vedere che cosa è accaduto. Allora, intanto saluto coach Corbani. Buonasera, coach. Buonasera a voi. Allora, Piacenza che sta andando davvero molto bene, abbiamo detto prima, dopo Brescia, che in questo momento è la capolista della capolista insieme a Reggio Emilia e Pistoia, rivelazione del campionato è Piacenza, però ci consentirà che forse un po' più rivelazione del Brescia, perché forse di Brescia si diceva in estate che poteva stare lì o quasi, di voi se ne è parlato un po' meno, tra l'altro ha la primissima esperienza in Lega 2, quindi innanzitutto i complimenti per quello che state facendo, e poi vincere nel Paladozza non è mai facile per nessuno. No, questo è vero, grazie dei complimenti. La cosa più bella che stiamo realizzando è quella di portare il pubblico nel nostro impianto, nel Palabanca, perché come avete giustamente detto è una città che non ha una grandissima tradizione di pallacanestro, quindi è tutto nuovo per la città, ma la città ci sta accogliendo a braccia aperte, sta rispondendo, sta venendo al palazzetto e si è creata un'empatia molto positiva tra il pubblico e i giocatori, quindi siamo molto contenti, non solo per la classifica, chiaramente siamo soddisfatti, ma anche per quello tutto quello che ci sta intorno. Boscuil continua a confermarsi, conferma, giocatore importantissimo, e secondo lei questo giocatore ha possibilità di, lo potremo vedere in altre categorie? Ma non lo so, noi speriamo per la sua carriera che possa avere un futuro eccezionale. Io credo che gli manchi ancora la doppia dimensione, cosa sulla quale stiamo lavorando, cioè quella di giocare sia nel ruolo di guardia che nel ruolo di playmaker. Lo sta facendo nelle ultime due partite in maniera più che positiva. Nel frattempo ha rifirmato con noi un rinnovo contrattuale per la prossima stagione e quindi stiamo facendo un lavoro anche tecnico in prospettiva futura su di lui. Noi siamo molto contenti di lui come giocatore, come persona, e la cosa è reciproca e quindi diciamo che è stata una scommessa come tale, è stata respinta da tutti quest'estate, per adesso abbastanza vinta. Coach, un'ultima battuta, se vediamo la classifica, voi avete ancora da recuperare una partita, tra l'altro su un campo dove avete già vinto in Coppa Italia, cioè quello di Barcellona. Ecco, a questo punto, ecco, cercando di essere anche obiettivi, guardando un po' il futuro, dove può arrivare questo Piacenza? Voi siete partiti innanzitutto per evitare l'ultimo posto e per salvarvi, però a questo punto credo che... No, i nostri obiettivi sono molto sinceramente ancora gli stessi, perché siamo una squadra molto corta,
Adesso ad esempio l'assenza di Scarone ci sta creando moltissimi problemi nelle rotazioni, siamo una squadra molto corta, non vogliamo fare un buco di budget, il nostro presidente sta rispettando gli impegni economici con i giocatori e vogliamo che questa società innanzitutto finisca la stagione sana come nella tradizione di questo club, quindi l'obiettivo rimane salvarsi, poi è chiaro che come staff tecnico, come società stessa, come giocatori siamo molto ambiziosi e vorremmo fare il meglio possibile, se poi quando finirà la regular season ci troveremo in una posizione maggiormente favorevole rispetto a quella pronosticata, prevista rispetto all'obiettivo, beh, vedremo di farci trovare pronti. Bene, buon Natale anche a lei, coach Corbani, in bocca al lupo per il futuro a Piacenza, grazie. Grazie. Allora, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, torneremo perché abbiamo da parlare ovviamente di Ostuni Verona e lo faremo con un ospite illustre, il sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella. A tra poco.